Cinque uomini e due donne raggiunti stamani da ordinanze di custodia cautelare. I carabinieri hanno sgominato una banda dedita a rapine in istituti di credito. Vescovi delle diocesi molisane, sindaci, cittadini, il comitato a difesa della Corte d'Appello di Campobasso e della giustizia di prossimità registra nuove adesioni. Il prossimo 16 dicembre sciopero generale annunciato dalla NAO, Assomed, forte lo stato di disagio dei medici precari in regione e nel resto d'Italia. Tante le manifestazioni previste a Campobasso durante le festività natalizie. In piazzetta Palombo ha aperto un info point per informazioni su tutti gli appuntamenti. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Arresti e divieti di dimora per 7 tra campani e molisani. I carabinieri hanno sgominato una banda dedita a rapine, di cui due tentate in e fuori regione. Nei guai anche due donne. Associazione a delinquere finalizzata al compimento di rapine con pistole e taglierini e tentata rapina in concorso ad istituti di credito nella provincia di Campobasso e nel resto del territorio nazionale. Queste le accuse a vario titolo a carico di cinque uomini e due donne di origini molisane e campane tra i 25 e i 57 anni. In tre sono finiti in carcere, due agli arresti domiciliari con controllo elettronico e infine due divieti di dimora nel capoluogo. Le indagini svolte dai carabinieri hanno avuto inizio a seguito di un primo fatto delittuoso a Ferrazzano. Di lì la scoperta di 9 episodi attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, pedinamenti e perquisizioni. I 7 indagati coinvolti nelle rapine all'ufficio postale di Ferrazzano, il 14 aprile 2014, alla Banca Popolare delle Province Molisane di Campobasso il 23 luglio, all'Unicredit, sempre del capoluogo, il 28 agosto, al furgone portavalori dell'Istituto di Vigilanza Aquila a Campobasso il 27 ottobre, e nelle tentate rapine alla Popolare di Ancona, sempre nel capoluogo, il 15 settembre dello stesso anno. Ed ancora alla Banca dell'Eturia a Perugia, lo scorso 9 gennaio, alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Campobasso, il successivo 26 gennaio, e ancora alla Popolare di Novara di Termoli, il 6 marzo di quest'anno. I militari sono dapprima risaliti a due degli autori della rapina a Ferrazzano e poi agli altri. Il modus operandi è stato delineato nel tempo dagli inquirenti. I malviventi individuavano gli obiettivi in tutta Italia, indicandoli per eludere le intercettazioni come appartamenti da rifare o la signora da cui tinteggiare. Non essendo gli stessi addetti ai lavori, sono emersi subito i cattivi affari. Per lo svolgimento delle azioni sono stati usati walkie-talkie, ma nulla è sfuggito ai carabinieri. Lo scorso marzo i primi arresti. Ad irrompere armati negli istituti di credito i campani. La banda soggiornava in genere alcuni giorni nella località presa di mira per effettuare sopralluoghi e scansare controlli. Tutti i dettagli dell'operazione denominata La Sfida sono stati illustrati oggi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso. Furti in abitazione ed esercizi commerciali. Un 25enne pregiudicato di Isernia è stato trovato nella notte in possesso di arnesi da scasso in prossimità di case isolate nella periferia del capoluogo. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri. Sempre i militari dell'arma sono risaliti all'autore di due truffe e danni di altrettanti commercianti di Agnone. Anche in questo caso l'uomo è stato denunciato per truffa e reati contro il patrimonio. I quattro vescovi delle diocesi molisane aderiscono ufficialmente al comitato presieduto dal giudice Vincenzo Di Giacomo che lotta contro la soppressione della Corte di Appello del capoluogo. I vescovi della metropolia del Molise, i monsignori Giancarlo Bregantini, Camillo Cibotti, Gianfranco De Luca e Domenico Scotti, appresa la notizia della ipotizzata soppressione della Corte di Appello di Campobasso, esprimono la loro netta contrarietà alla decisione ed aderiscono all'apposito comitato di lotta presieduto dal giudice Vincenzo Di Giacomo. C'è un popolo che ha un'identità, c'è una storia. C'è un insieme di istituzioni che sono collegate a questa presenza e poi per evitare scelte future negative che vanno contro le realtà e la specifica di questo popolo. Alle nostre spalle c'è una cartina, che è la cartina del Molise. Ecco, vorremmo che non fosse mai smembrato, vorremmo che restasse così carico di quella sua storia, con le sue chiese
i suoi castelli, i suoi borghi, le cose belle, le sue ferite da guarire, ma sempre in cammino progressivo di identità e di speranza. Io a nome di tutto il Comitato Unitario, ma mi permetto di dire a nome di tutta la gente che abita questo territorio, ringraziamo l'Arcivescovo Monsignor Brigantini e tutti i Vescovi del Molise per questa autorevolissima adesione al nostro Comitato. Aggiungono davvero un pilastro fondamentale che ci rafforza, che rafforza il senso del nostro percorso per il raggiungimento di questo obiettivo, che poi non è solo la Corte d'Appello, ma con essa è diciamo, la salvaguardia dell'intero nostro territorio e della gente che lo abita. Mi sono quindi permesso di dire che da oggi questo Comitato riconosce come sua guida spirituale, come proprie guide spirituali, l'Arcivescovo Metropolita Monsignor Brigantini, Sua Eccellenza Monsignor Brigantini e tutti i Vescovi di questa Regione. Ed il Comitato contro la soppressione della Corte di Appello di Campobasso incontra i sindaci della provincia per ascoltare le opinioni degli amministratori comunali e mettere in campo le varie iniziative. All'incontro anche cittadini e qualche parlamentare. Invitati dal presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, giungono nel capoluogo molti sindaci che incontrano ufficialmente il comitato che lotta contro la soppressione della Corte di Appello per fare il punto della situazione e cercare un percorso condiviso di azioni tese a scongiurare tale triste dismissione. Attiva nel comitato anche l'onorevole Nunzia Di Girolamo, da pochi giorni commissario politico di Forza Italia in Molise. Ho aderito a questo gruppo, a questo comitato attraverso il presidente Di Giacomo perché ritengo che sia una battaglia giusta nell'interesse di una comunità, di un intero territorio e anche dei cittadini e delle persone che lavorano qui e vivono qui. Credo che sia un errore sopprimere e quindi cancellare una realtà che è amministrativa ma allo stesso tempo sociale, economica, lavorativa e che rappresenta una preziosa componente di questo territorio. Per cui mi batterò innanzitutto da parlamentare, poi da componente della Commissione Giustizia in Parlamento e poi anche da commissario di Forza Italia, che è il mio partito e che sono venuta qui appunto per ricostruire il partito di Forza Italia, ma anche per rappresentare la gente, i problemi della gente. Questo è un problema molto sentito, per cui va dato merito all'iniziativa che è stata intrapresa di costituire questo comitato, di far aderire tante persone senza un colore politico, in maniera trasversale e appunto per la difesa della comunità. Credo che se si fa sentire forte la voce e si interloquisce in maniera molto chiara, trasparente e corretta con il ministro Orlando e quindi con la realtà nazionale e governativa, un risultato si può trovare. Sicuramente chi mi conosce sa che non mi arrendo facilmente, per cui se mi sono iscritta a questa battaglia, diciamo così, è perché ci credo e perché intendo andare fino in fondo. Ho già chiesto un appuntamento ad Orlando, volevo rendergli noto anche in virtù di un'amicizia, sebbene siamo assolutamente avversari e non la penso come lui, ma soprattutto non la penso come frattura qui, volevo coinvolgerlo dicendogli che dovremmo trovare una soluzione. Per di più io sono beneventana e quindi l'idea di dialogare con il Sannio per tutelare il Molise, il Sannio allo stesso modo che subisce la Corte di Appello di Napoli e anche un po' il napolicentrismo, può diventare una grandissima occasione. Io sono beneventana e molisana di adozione e insieme potremmo ottenere un risultato, magari mettendoci insieme e tutelando entrambi i territori. Nuova protesta oggi a Termoli da parte degli autisti dell'azienda di trasporto GTM. Da 4 mesi non ricevono gli stipendi dovuti. Gli autisti della GTM sono stanchi delle promesse fatte dalla politica. Da 4 mesi sono senza stipendio e il Natale che si avvicina non promette nulla di buono. Sono tornati oggi in presidio dinanzi a Palazzo Sant'Antonio di Termoli, sede del municipio. Puntano l'indice delle responsabilità sull'amministrazione regionale che non paga alla ditta di trasporto locale i contributi pubblici previsti nel contratto di lavoro. Intanto la GTM ha preannunciato lo stop delle circolari nella città adriatica da mercoledì della prossima settimana. Non avremmo mai pensato che la politica ci avrebbe portato alla bancarotta. Hanno esordito le forze sindacali, affiancate questa mattina dagli autisti che hanno aderito alla ennesima protesta. Una situazione senza precedenti che si trascina a Termoli da circa un anno e mezzo.
Da quando c'è la Regione ha dimezzato i versamenti all'azienda per centinaia di migliaia di euro. In ballo ci sono i ricorsi in tribunale, ma del ricorso al TAR e al Consiglio di Stato la GTM è stata esclusa, hanno precisato ancora una volta i sindacati a difesa della ditta di trasporto su gomma. Altre manifestazioni di protesta similari svolte nei mesi scorsi non hanno fatto altro che trovare soluzioni tampone, ma il problema finanziario resta alla radice, ancora tutto da risolvere da parte della Giunta Palazzo Vitale. Il Consiglio regionale della NAO Assomed in una conferenza stampa sottolinea lo stato di disagio dei medici precari nel paese e nella regione ed annuncia l'adesione allo sciopero nazionale del 16 dicembre. La situazione della sanità in regione come nel resto del paese è sicuramente quella di una salute molto ma molto cagionevole. Sono davvero tanti i medici precari in un settore dove mancano del tutto i rinnovi contrattuali, una realtà che spinge i medici aderenti alla NAO Assomed ad indire uno sciopero nazionale previsto per il 16 dicembre. Fino a qualche tempo fa si pensava che i medici non avrebbero avuto meccanismi di crisi, no? E quindi di precariato, e invece non è vero, invece ci sono delle situazioni di forte precariato al punto tale che siete stati costretti a dichiarare uno sciopero. In effetti diciamo, il blocco di tutto il sistema ha provocato questa gravissima situazione di carenza di personale e di precariato che fino a qualche anno fa in effetti era inimmaginabile nel nostro mondo, nel mondo sanitario. E logicamente i problemi sono tanti e quando non vengono affrontati poi alla fine la corda si spezza e per riannodarla presumo che ci vorrà molto molto tempo. Questo sciopero si ingerisce in un sistema che è andato, diciamo, sta molto molto in crisi, perché il Molise sono 8 anni che sta in piano di rientro e al momento ancora non si vede una via di recupero, una via di ristrutturazione del sistema sanitario molisano. E lo sciopero, diciamo così, è l'amplificazione nazionale di questa nostra drammatica situazione. Ecco, che cosa chiedete? Per quanto riguarda il livello nazionale, logicamente la prima cosa è il contratto, insomma, perché nel contratto vengono delineate tutte quelle che sono le caratteristiche del lavoro dei medici e tutti gli operatori della sanità. E un sindacato poi senza contratto non credo che abbia molto ragione di esistere, tranne che fare questo tipo di manifestazioni, porre all'attenzione del pubblico la drammatica situazione in cui stiamo vivendo. Quindi logicamente per noi diciamo, è anche una situazione anomala avere questo tipo di funzione, di risvegliare un po' le coscienze. Ecco. Dopo il riconoscimento al Molise dello stato di emergenza dovuto agli eccezionali eventi meteorologici degli scorsi 5 e 6 marzo e che hanno colpito il territorio regionale, sono stati accreditati i primi 3 milioni di euro per i danni subiti. Adesso la Regione procederà ad approntare i relativi decreti di finanziamento. Un ampio cartellone di eventi a cura della Giunta Comunale di Campobasso per accompagnare i cittadini durante le festività, nell'occasione anche la valorizzazione di Piazzetta Palombo con l'apertura di un infopoint sulle tante manifestazioni culturali e sociali del Natale in comune. La scelta è quella di dare un valore aggiunto alla splendida piazzetta Palombo a Campobasso, sistemando accanto alle piccole preziose botteghe di artigianato un infopoint che potesse essere per i cittadini di orientamento e conoscenza delle molteplici iniziative che gli amministratori comunali hanno organizzato nel segno delle festività, iniziative inserite nel cartellone Natale in comune. È importante che ci sia una comunicazione diretta tra la città, tra i cittadini e noi amministratori che abbiamo organizzato appunto questo cartellone ricco di eventi. È un cartellone che, come avrete già letto, privilegia come luogo per lo svolgimento di tutti gli eventi musicali, culturali, eventi che sono stati proposti anche da associazioni che operano nel sociale e che naturalmente si
si proporranno con spettacoli sia musicali che teatrali, e si svolgeranno proprio tutte queste manifestazioni, si svolgeranno in questo in questa tenso struttura o pala eventi, come si vuole chiamare, proprio perché per fare in modo che ci sia maggiore partecipazione di tutti i cittadini a questo programma del Natale. Quindi maggiore partecipazione significa anche far capire alla città la vicinanza dell'amministrazione comunale a tutti i cittadini. Certo, ci sono degli spettacoli che non possono assolutamente essere portati in scena in questo pala eventi. Ieri sera ad esempio c'è stata una bellissima rappresentazione teatrale, ma lì c'era una scenografia, bisognava rispettare dei canoni, quindi era necessario che questa manifestazione si svolgesse a teatro. Anche un'altra manifestazione teatrale dovrà necessariamente farsi al Savoia, però ecco, lo spirito di questo Natale è stare più vicino ai cittadini, stare più vicino alla gente e partecipare insieme, quindi gioire insieme e per il Natale e per darci gli auguri per un 2016 che si spera sempre sia migliore dell'anno precedente. Sono 14 gli espositori presenti nella tendostruttura di Piazza della Vittoria a Campobasso per la manifestazione denominata Travel Food, evento fieristico su enogastronomia e turismo fino a domenica 13 dicembre. Tra i protagonisti di Travel Food, il Parco delle Morge Cenozoiche ed il Network Borghi della Lettura. All'interno dell'evento non mancheranno occasioni di riflessione sulle opportunità di sviluppo connesse agli investimenti nei settori cultura e turismo. Don Ernesto D'Alessio è tornato a Colli al Volturno in occasione dell'anniversario del Centro Sociale di Valloni. Per i parrocchiani è stato un gradito ritorno alle origini. Per noi c'era Antonio Leone. Don Ernesto D'Alessio, oggi è un giorno importante per tutta la comunità di Valloni, ma è un giorno importante anche per lei, che ha ricevuto un bel riconoscimento. Sì, certamente. Questo centro mi ricorda un po' la mia età matura, perché quando è nato 30 anni fa questo centro, ero già sacerdote da 10 anni e stavo a Napoli, venivo spesso qui, mi piaceva fare animazioni con i ragazzi della frazione, abbiamo fatto anche diversi pellegrinaggi, siamo stati a Napoli, una volta li ho portati pure all'Idellandia, se ne ricordano ancora. E quindi è stato sempre un posto dove ho potuto ricordare le mie radici, far visita ai miei parenti, ma al di là dei parenti qui era tutta una grande famiglia. Quando ero ragazzo di 10 anni ricordo che c'era una grande comunione, una grande fraternità fra le famiglie e ci si aiutava vicendevolmente, non c'era questa dispersione, questa chiusura che purtroppo la società di oggi si è arricchita, tra virgolette, di questa brutta abitudine, perché siamo diventati molto più soli, anche i ragazzi non parlano più fra di loro. Parlano con i computer, con lo smartphone, ma non amano fare associazione tra di loro. Quindi veramente per me è stato un bellissimo ricordo. Poi un altro ricordo bello di questo luogo ce l'ho perché ho celebrato i miei 40 anni di sacerdozio proprio qui su questo altare all'esterno e venne il vescovo in quell'occasione, il vescovo mio amico di Napoli, Monsignor Salvatore Visco, e fu un momento di grande gioia per tutta la frazione, vennero anche i miei parrocchiani di Napoli, allora stavo a Napoli, e quindi ogni volta che torno alle radici mi sento un po' più sereno, più tranquillo, me ne torno a casa poi un po' più rinvigorito.
Convegni, letture, teatro, laboratori, degustazioni e tanto altro ancora nella seconda edizione dell'evento Dalle strade italiche alle vie del web. Appuntamento domani e sabato al comune di Pietrellatifernina con ospiti di eccezione. Due giornate per discutere di diritto, economia, tecnologia, innovazione, politiche ambientali e buone pratiche scolastiche, con un omaggio speciale al giudice Antonio Pizzi di origini molisane, scomparso nel 2014 all'età di 72 anni. Saranno il procuratore generale della Corte di Appello di Campobasso, Maurizio Grigo, ed il consigliere di Stato Carlo Visciola a ricordare la figura dell'amico noto per aver coordinato importanti inchieste. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Cielo parzialmente coperto dal pomeriggio di oggi sul Molise, con schiarite alternate a brevi piovaschi nelle ore successive, miglioramenti in serata. Le temperature odierne sono comprese tra i 5 gradi di Campobasso fino alla massima di 12 su Termoli. Ventilazione settentrionale e mosso l'Adriatico centrale. Domattina maggiori spazi di sereno a partire dalla provincia di Isernia. Valori climatici stazionari, venti da nord. Dopo il buon successo a Giulio Nova, il Campobasso ospiterà domenica al Selva Piana la neopromossa Folgore Veregra, formazione che nell'ultimo turno ha impattato 1-1 contro la Fermana. Al pronti via di Angelucci di Foligno, arbitro designato, le due squadre si studiano per qualche minuto prima di attaccarsi. Schemi tattici adottati dai due tecnici, quelli già sperimentati nel corso della prima parte della stagione, da Zaini e Iaconi. Subito avanti la Fermana, che guadagna un calcio d'angolo, stenta la Folgore Veregra ad innestare la marcia giusta. Al settimo, punizione per la Fermana sulla tre quarti sinistra, calcia Cossu senza successo. Con il passare dei minuti le due squadre si distendono provando a forzare i ritmi. Il primo quarto d'ora se ne va senza tiri in porta, portieri inoperosi, gioco che ristagna prevalentemente a centrocampo. Al 17° punizione in favore della Fermana dalla tre quarti destra, calcia Misin, para Marani, padroni di casa che provano a farsi avanti, ma la Fermana non si scompone. 24° punizione dalla tre quarti sinistra in favore della Folgore, non produce assolutamente nulla. Al 29° angolo in favore della Fermana dalla destra, calcia ancora Misin, il portiere Marani accompagna la sfera che finisce sul fondo. Al 33° Marani è autore di una parata molto importante su una velenosa conclusione di Iotti. 43° primo vero tiro in porta e di Sbarbati della Folgore, che non fa male. Senza cambi si ricomincia la seconda parte della gara. Al quarto, punizione per la Fermana dai 25 metri, calcia Omiccioli, ma anche per lui la porta non è sicuramente un oggetto da inquadrare. Al 10° Cremona gol, cross di Iotti, colpo di testa, pallone nell'angolo alla sinistra di Marani, splendido. Cambia la fisionomia della partita con la Fermana che a questo punto si copre mentre la Folgore prova ad attaccare. 17° punizione da sinistra affidata a Nazziconi, la difesa canarina controlla evitando guai. Fermana alla ricerca del gol della sicurezza ma deve guardarsi le spalle. 25° esce Valdes per Farò, che cerca di trovare spazi utili nella retroguardia della squadra di casa per arrivare a bussare alla porta difesa da Marani. 31° Pedalino brucia la più ghiotta palla gol della giornata. Folgore che continua ad attaccare ma non trova la zampata vincente. La difesa della Fermana si difende con i denti dagli attacchi del team della Folgore. Al 41° Cremona manca il 2-0 e al 45° Mandorlini firma il pari, un gol davvero da rivedere. Non capita tutte le domeniche poter assistere ad una conclusione di quel genere. L'Olimpia Agnonese ufficializza l'accordo con Stefano Manzo, il centrocampista 25enne ha disputato la prima parte della stagione con la maglia dell'Isernia totalizzando 12 presenze, in passato ha vestito le casacche di Neapolis, Turris, Rapallo, Boiasco in Serie D e quella del Gavorrano in C2. La società granata inoltre ha svincolato il difensore Under Carmine Padovano.
La gara Termoli-Pietramonte Corvino, valida per la 16ª giornata di campionato di calcio di eccellenza, sarà anticipata sabato 12 alle ore 15 e si giocherà allo stadio Cannarsa della cittadina adriatica. Nella pallavolo femminile di B1 l'Europea Isernia torna a mani vuote dalla trasferta campana di Arzano. Per le molisane continua il momento no, che le relega attualmente nella penultima posizione della graduatoria. Al cospetto della vice capolista, l'Isernia è rimasta sempre in partita, costringendo le padrone di casa a sudarsi la vittoria. 3-1 il finale per le napoletane. Sarà Venafro-Bonefro la finale di Coppa Italia regionale di calcio a 5, obiettivo dichiarato per entrambe le formazioni ad inizio di stagione agonistica per la conquista del trofeo tricolore, appuntamento nel rettangolo di gioco il 6 gennaio del nuovo anno. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.